Parte la serie Moduli ignoranti per senza mani. Bella ragazzi, io sono il Santu. Come avete intuito dalla copertina e dal titolo, oggi andiamo a parlare di un paio di moduli e tattiche per divertirci anche se siamo dei senza mani. Ma non perdiamoci in altre chiacchiere, questa è la squadretta che ho fatto in questi giorni. Ho preso il signorino Lionel, vi faccio vedere i moduli che sto usando io. Questi quattro sono i quattro stili di gioco che io utilizzo. Ripeto, io non sono un pro, non sono una persona che fa fuori classe, sono attualmente in divisione 3, ma semplicemente perché sto tryhardando 550.000 partite al giorno, quindi per forza di cose prima o poi sali perché vinci, dato che non puoi retrocedere. Mi piace tra l'altro questo nuovo modo delle Division Rivals. Se a te non piace o se ti piace, fammelo sapere nei commenti e ricordati di lasciare un bel like e iscriverti al canale. Parto con il 4-1-2-1-2 stretto. È un modulo che secondo me non è facilissimo da usare, ma quando ci prendi la mano diventa davvero davvero goloso. La particolarità di questo modulo è che bisogna giocare con degli scambi stretti e con molta praticità nei passaggi vicini tra il CDC e i due centrocampisti centrali, che in questo caso sono Renato Sanchez e Bamba. Perché utilizzo Bamba CC? È veloce e ha alto come work rate, cosa che a me piace davvero tanto, poi essendo anche un 4-4 destro, e ha la caratteristica tiro da fuori che mi piace molto quando si arriva appunto al limite dell'area con un tiro a giro, mi fa tanti gol. Poi appunto avendo alto e utilizzandogli attacco equilibrato, mi fa sia la fase offensiva che quella difensiva senza alcun problema. Stesso discorso per Renato Sanchez, un po' più difensivo, sempre con equilibrato, diciamo attacco e difesa equilibrata con alto, veramente, veramente goloso. Il modulo lo utilizzo con equilibrato 50 di ampiezza e 60 di profondità. Questo perché con la difesa equilibrata, ragazzi, vi assicuro, ho provato tutti quanti gli altri, le altre tattiche difensive, ma quella equilibrata è quella che si pronuncia meglio in questo modulo, soprattutto per noi che siamo abbastanza scarsetti, o comunque non siamo dei pro o non siamo della gente veramente 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 brava. Con questo gameplay, tra l'altro, fatemi sapere che ne pensate nei commenti. Serve per non far sbilanciare eccessivamente la squadra in attacco, soprattutto i terzini, che noto che vanno completamente a farfalle sia in fase offensiva che in fase difensiva. Quindi avendo uno stile di difesa equilibrato riesco a trovare tutta la squadra dove dico io. Funziona molto bene questo modulo con il raddoppio, che se non vi ricordate si fa con il tasto R1, quello con cui fate il tiro a giro. Stesso discorso per la manovra offensiva, utilizzo equilibrato con ampiezza 20. Questa è l'ampiezza delle azioni offensive, perché il mio stile di gioco, e come secondo me si dovrebbe giocare questo modulo, è un modulo da usare molto stretti. Quindi per ottenere passaggi ravvicinati, scambi veloci, potete azzardare un passaggi diretti se volete dei passaggi molto più veloci nei confronti degli attaccanti. Io personalmente non lo uso perché ho notato che sbaglio tanti passaggi, nonostante utilizzi il driven pass, ripeto, il tasto del tiro a giro più il tasto del passaggio, ma ne sbagliano molti perché, soprattutto con le squadre tra virgolette scarse che stiamo utilizzando, i giocatori non hanno delle statistiche molto elevate sia di passaggi che di posizionamento attacco per quanto riguarda gli attaccanti, e utilizzo equilibrato. Costruzione della manovra, stesso discorso, utilizzo equilibrato anche qui perché tutti gli altri portano troppi elementi avanti in attacco, e quindi la squadra si sbilancia, soprattutto con un modulo senza ali come il 4-1-2-1-2 stretto. Dopodiché utilizzo giocatori in area 4 e poi 1-1, semplicemente per non far sbilanciare troppo la squadra, anche perché ho giocatori molto bassi e questo secondo me varia anche in base alla squadra che avete. Non ne metto di più perché non mi piace prendere quei gol in contropiede da calcio d'angolo. Personalmente mi fanno triggerare in una maniera assurda, mi fanno bestemmiare tutti i santi del calendario giapponese, e quindi metto 1-1 per evitare le ripartenze. Le istruzioni che io do ovviamente ai terzini: resta dietro in attacco, stessa cosa a Wijnaldum, resta dietro in attacco, copertura al centro, intercetta linea di passaggio. Ai due CC, come ho detto prima, gli lascio attacco equilibrato con resta al limite per il cross, sempre per lo stesso discorso di prima per il quale io non utilizzo spesso i cross, anche perché chi è che deve crossare in sta squadra? Non ho esterni. E copertura al centro, uguale per Bamba, proprio stesse identiche istruzioni. Martial, Messi e Ben Yedder. Il trio d'attacco, che in realtà io poi Martial lo sostituisco con Rafinha al 45esimo, perché Martial da CC fa cacare. Lascio, rimani in avanti,
restatemi da avere il cross e poi lascio le altre due cose uguali. Messi con rimani centrale e attacco misto, ma spesso durante la partita lo cambio anche con falso 9, perché mi piace quando si abbassa leggermente per prendere la palla e per poi mandare Ben Yedder in porta, che ha rimani centrale e anche lui attacco misto con supporto in difesa base. Potete scegliere di mettere anche rimani in avanti o rientra in difesa se volete che si abbassi leggermente in più per prendere dei palloni giocabili. Quando sto vincendo però di 1-0, di un gol di scarto, in generale metto questo 4-2-3-1, che secondo me è bilanciato molto per contenimento dell'avversario e il ripartire in contropiede con le fasce. Questo è il 4-2-3-1 con i COC, che poi effettivamente sono delle ali, ma potete anche utilizzare questo con gli esterni veri e propri, ma fondamentalmente le tattiche sono le stesse. Lo utilizzo sempre con tutto equilibrato, ma potete scegliere anche di mettere ripiega, in quanto con profondità 30 e appunto ripiega la squadra si schiaccerà, anche se con ripiega ho notato che concedete molto 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 molti più tiri a giro dalla distanza, quindi con equilibrato diciamo la squadra si schiaccia, sì, anche perché il ritorno da parte di tutta la squadra con profondità 30 è davvero eccessivo. Si schiacciano tutti quanti sul limite dell'area con la linea di difesa all'interno dell'area di rigore e siamo pronti a ripartire con i due CDC per poi partire in contropiede con il COC, che in questo caso è Messi, e le due ali. Contenere la manovra, trovo quel classico infame che va sull'esterno, fa il passaggino al centro e fa il gol della merda a porta vuota. Quelli sono quelli là che mi fanno triggerare di più. Profondità 30 ne abbiamo parlato. Costruzione manovre e creazione occasioni, stessa cosa del 4-1-2-1-2, sempre equilibrato, ma potete utilizzare anche palla lunga. Questo perché con i due CDC premete L1, il tasto quello per il pallonetto, L1, e fate scattare l'attaccante o i due esterni per fare un contropiede. Io però vi consiglio comunque uno tra equilibrato e palla lunga. L'ampiezza 40 perché mi piace che quando recupero palla ho tutta la squadra molto compatta, non come il 20 del 4-1-2-1-2 stretto, ma che comunque mi dia buone opzioni al centrocampo per dare subito palla al COC oppure direttamente a uno dei due esterni, per poi sempre ripartire in contropiede. Quindi ricordatevi che questo è un modulo per quando state vincendo al 60esimo, secondo me ovviamente, e ripartire in contropiede e metterglielo nel UO all'avversario. Questo è il modulo infamello, lo conosciamo tutti, è il 5-3-2, che personalmente sto utilizzando poco perché utilizzo spesso e molto più, diciamo con più felicità, il 4-2-3-1 che vi ho fatto vedere prima. Questo in primis perché non sono un giocatore cancrissimo, anzi in realtà non lo sono proprio, però in situazioni dove veramente l'avversario è davvero davvero più forte e state vincendo non si sa come perché siamo dei senza mani, ricordatevi sempre questo, io lo metto, ragazzi, lo metto, anche se come vedete non l'ho settato perché c'ho Martial difensore centrale, Wijnaldum ATT, per farvi capire che quello che vi dico è vero, che non lo sto utilizzando. Ma le tattiche che utilizzerei quando devo usare il 5-3-2 sono palla lunga e possesso palla, con ripiega in difesa, 40 di ampiezza. Dice, ma perché 40 di ampiezza se stiamo difendendo? Perché ricordatevi che il 5-3-2 ha ha tre difensori centrali e due esterni difensivi che sono comunque larghi, anche se mettete 20 di ampiezza. Quindi 40 di ampiezza anche per fare una gestione palla con il terzino e il centrocampista. Profondità 30, beh, si spiega da sola, serve per abbassare tutta la linea difensiva, compresa quella dei centrocampisti, per veramente chiudersi a bunker. Quest'anno la CPU difensiva è qualcosa di assurdo, sembra veramente la muraglia cinese. Quando acchiappo un modulo 5-3-2 o la quitto subito o veramente bestemmio, stavolta tutti i santi del calendario arabo. Gli arabi ce l'hanno i santi. La costruzione manovra, palla lunga e possesso palla. Qualcosa di più cancro di questo secondo me non c'è. Palla lunga e possesso palla sono una combo devastante per i contropiedi, però dovete avere degli attaccanti molto veloci. Io quando utilizzo questa combo metto Adama in attacco, Adama Traoré come super sub, veramente veramente devastante. L'ampiezza 35 perché non avendo comunque gli esterni, ma essendo un modulo volto prettamente alla difesa e al contropiede, non è bisogno di avere un'ampiezza molto ampia, altrimenti c'è il rischio che in attacco quando parte il contropiede perdi palla, poi rovini tutto quello che è la tattica difensiva. Giocatori in area 3, angoli 1 e punizioni 1, sempre perché non vi conviene mettere qualche tacchetta in più se state difendendo, magari l'avversario è forte, sbagliate il calcio d'angolo o una punizione, tanto comunque non dovete andare a crossare.
e prendete un contropiede e ve lo mette lui nel culette. Questo, ragazzi, è il modulo segreto. È il modulo Santu, che i miei sub conoscono bene. Anzi, ve lo ricordo, approfitto, sono in live tutti i giorni da 12:30 in poi, dove parliamo appunto di moduli, tattiche, gameplay, bestemmiamo insieme. Il link è in descrizione. Il 3-1-4-2 è qualcosa di vergognosamente forte. Non penso sia un modulo da cancri, ma è qualcosa di eccezionale. Come potete vedere dall'immagine, è un modulo dove non si capisce chi cosa fa cosa, però sono tutti praticamente in attacco. Mettendola così, con pressing costante, 40 di ampiezza e 80 di profondità, un altro po' vi pressa pure il portiere e l'allenatore che sta in panchina. Questo perché dovete utilizzarlo in momenti della partita in cui sapete che potete vincere, ma state pareggiando, o per proprio quelli proprio più tryharder che col pareggio volete andare a vincere, o se state perdendo ma l'avversario sapete che non merita quella vittoria, magari avete fatto molti più tiri di lui, siete sicuri che l'avversario è più scarso, comunque è poco confident di questa partita, ha segnato a culo con un tiro a giro, con un rimpallo, e voi volete assolutamente recuperare questa partita, magari in un playoff, l'ultima partita, eccetera eccetera, verso il 75esimo, l'80esimo, e ragazzi vi assicuro che quei 10-15 minuti per l'avversario sono qualcosa di devastante, l'unica cosa a cui dovete stare attenti è che se perdete palla, poi veramente avete, come vedete qua, avete tutta la squadra in attacco, tranne i tre difensori, ma che comunque si presteranno sulla linea del centrocampo, e dovete stare attenti alle ripartenze. Però se riuscite a contenere una o due ripartenze, avete tutta la squadra avanti e riuscite ad attaccare letteralmente con 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 7 giocatori, e l'avversario a un certo punto non capisce più niente. Veramente non capisce più niente. Pressing costante si spiega da solo, perché voi avete bisogno di stare costantemente all'interno della metà campo avversaria. Addirittura i giocatori presseranno al limite dell'area, e ogni vostro giocatore andrà a marcare a uomo uno dei giocatori avversari, coprendo tutte le linee di passaggio. Veramente, veramente forte. Attenzione però alla stamina, alla resistenza, perché si abbassa molto, molto velocemente. Ampiezza 40, perché comunque è un modulo dove a me piace far concentrare tutta la squadra al centro, così che riesco ad avere sia più possesso palla io, sia mettere più in difficoltà a tutta la manovra offensiva e anche difensiva del mio avversario, che in quel momento, vi assicuro, non starà capendo un cazzo. Profondità 80, avete bisogno di più giocatori possibili. Forse è un po' estremo 80, giocatevela anche sul 70, ma secondo me 80, io che l'ho provato anche a 100 di profondità questo modulo, 100 è veramente esagerato, cioè la difesa sta dopo il centrocampo praticamente. 80 secondo me è un buon compromesso. Manovra veloce e passaggi diretti sono una combo che in questo modulo veramente ti fa salire tutti gli attaccanti, tutti gli esterni, tutti i centrocampisti al limite dell'area di rigore. Considerate che poi molto spesso, quando il vostro avversario vede che tu stai giocando in una maniera del genere, si copre, mette dei moduli molto difensivi e quindi si schiaccia con profondità molto bassa, e voi avete molte molte opportunità per fare dei tiri a giro, o comunque avere molte opportunità all'interno dell'area. Stessa cosa vale per passaggi diretti. Con ampiezza 40, sempre per il discorso di prima, essendo un modulo molto 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 veloce, avete bisogno di fare tanti scambi stretti, non dovete andare a prendere il cross. Con ampiezza 40 vi trovate tutti i giocatori uno vicino all'altro. E stesso discorso per giocatori in area, non perché avete bisogno dei cross, ma semplicemente perché fate molta più densità. Molta più densità, quindi il giocatore avversario non sa a chi tu potresti passarla, talmente tanti giocatori che sono in area. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo modulo, ai miei sub sta piacendo davvero tantissimo, e io vi lascio. Così ricordatevi di mettere un like, commentare, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivervi al canale e seguitemi tutti quanti su Twitch, il Santu Futti Universe, da 12:30 tutti i giorni.